evidente che nella misura in cui tu hai capacità operativa e poi... SVIM, l'agenzia di sviluppo della regione Marche, compie 20 anni e festeggia questa ricorrenza con la consegna del premio Eurada, Eurada Award, come migliore agenzia di sviluppo 2019 in Europa. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso Villa Miralfiore a Pesaro e l'importante riconoscimento è stato consegnato all'amministratore unico di SVIM, direttamente dalle mani della presidente di Eurada, la dottoressa Roberta Dall'Olio, associazione che raggruppa tutte le agenzie di sviluppo europee. Questo premio è stato consegnato perché SVIM ha portato avanti un progetto denominato InnoVoucher, un progetto che ha caratteristiche interessanti in quanto consente alle piccole e medie imprese e alle microimprese di accedere a un sostegno di carattere tecnico per progetti di innovazione e di internazionalizzazione. Ma l'elemento innovativo di questo progetto, che ha ottenuto anche premi a livello di Commissione europea, è proprio la trasferibilità del progetto a livello transnazionale e le possibili collaborazioni a livello transnazionale che si possono creare tra i diversi istituti che forniscono le tecnologie o l'assistenza ricercata dalle imprese. Durante la serata sono state premiate Rodolfina Bucci, Lucia Catalani e Ida Prosperi, le tre manager che rappresentano la spina dorsale della società. SVIM, dopo il prestigioso riconoscimento, punta a un lavoro concreto per i prossimi 20 anni. Una lotta ai cambiamenti climatici, quindi la transizione energetica, il contrasto ai cambiamenti climatici sono il problema. Noi siamo l'ultima generazione che chiaramente può fare davvero qualcosa, siamo la prima che sperimenta sulla propria pelle quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Pensate che l'80% dei gas climalteranti che poi portano ad avere i cambiamenti climatici sono prodotti dalle attività urbane. Quindi è chiaro che ognuno di noi può fare tantissimo. È importante rilanciare l'economia attraverso un pilastro che è quello ambientale, che è quello sostenibile, che è quello ecologico. Quindi l'economia deve diventare sempre di più sostenibile e deve far parte di un modello di crescita, ma che chiaramente guarda come primo obiettivo la sostenibilità. Noi lo stiamo facendo e con SVIM abbiamo coinvolto 150 sindaci delle Marche a lavorare ai piani di adattamento climatico in maniera costante. Abbiamo davanti a noi un obiettivo, quello di rendere le Marche 100% di adesione al patto dei sindaci e quindi alla lotta ai cambiamenti climatici. Presente all'evento anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. SVIM è per la Regione uno strumento di grande importanza. Negli ultimi anni l'abbiamo utilizzato in modo particolare sui fondi europei. La relazione fatta poche settimane fa per quanto riguarda la Regione Marche e la spesa dei fondi ci vede fra le prime regioni d'Italia e sicuramente grazie anche al supporto che SVIM ci dà come appunto supporto tecnico, perché permette di velocizzare le procedure di assegnazione dei fondi, di compilazione di quelle rendicontazioni importantissime per liquidare i contributi che si ricevono e quindi dimostrare all'Europa che stiamo lavorando correttamente. In più SVIM ha un ruolo importante sull'interporto, e siamo la cassaforte che detiene il patrimonio, interporto che è cresciuto tantissimo e credo che sia vicino veramente a poter dimostrare al massimo le sue capacità.